Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. La civiltà nichilista dei mercati si esprime anche e non secondariamente nella dissoluzione della figura del padre, più precisamente in quella che Lacan ebbe a definire l'evaporazione del padre. Il padre è anzitutto simbolo dell'identità e della provenienza. È la figura che permette al soggetto di identificarsi in una storia e in una tradizione, in una parola di essere pienamente se stesso a partire dalla propria venuta al mondo. Di ciò offre peraltro un fulgido esempio l'uso del patronimico, il pelide Achille, presso gli antichi greci. La figura del padre corrisponde sul piano individuale al padre biologico, che ha generato l'individuo come suo figlio, riconoscendolo e inserendolo in una tradizione familiare, in una storia. Il padre cioè garantisce al figlio che la gettatezza, diremmo con Heidegger, che l'ha portato al mondo non è una mera accidentalità. Al contrario, si incastona in una storia che al figlio preesiste e che conferisce un senso al suo essere al mondo. Il figlio non è solo la mera individualità vivente quale esiste dalla nascita, è anche la storia familiare che porta alle spalle, con la quale si identifica. Sul piano collettivo, poi, il padre coincide con il Vaterland, con la terra dei padri, con la patria, che è l'equivalente per i popoli di ciò che il padre biologico è per gli individui. I popoli non esistono come coacervo di individui senza memoria e senza prospettiva, si danno invece come figli della loro patria e della loro provenienza, si identificano con la storia dei loro padri, ossia delle generazioni che li hanno preceduti. Oltre che emblema dell'origine e dell'identità, il padre è simbolo della legge, di una legge però che, come evidenziato da Lacan, non soffoca il desiderio, ma che, incanalando e orientando il desiderio, lo rende produttivo e fecondo, razionale e legato al principio di realtà. Legge e desiderio, infatti, devono trovare una loro armonia, e ciò secondo un equilibrio che si ponga a giusta distanza tanto da una legge autoritaria, tale cioè da uccidere il desiderio, quanto da un desiderio anomico, che si rovescerebbe ipso facto in godimento mortifero e senza interdizione. Ora, prima del 68, l'ordine borghese aveva prodotto, in non rari casi, figure della legge autoritaria e soffocante il desiderio, come peraltro è suffragato dai padri dittatori dei regimi totalitari rossi e neri. Dopo il 68, invece, si produce una tendenziale unilateralità di segno opposto e la società del self-service di libero consumo e di libero costume, che genera la nuova figura del desiderio sciolto da ogni legge e innalzato esso stesso a sola legge possibile. È la società senza padri, appunto. In sintesi, il totalitarismo antiautoritario della free market society è strutturalmente edipico, deve abbattere ogni figura della legge, della misura, del confine e del tabù. In una parola, deve dissolvere la legge incarnata dal padre, e ciò di modo che gli atomi consumatori vivano senza interdizioni e differimenti, godendo senza limiti. La potremmo qualificare come la nuova deregulation economico-antropologica propria della civiltà globocratica, che nel transito dalla hegeliana coscienza infelice all'incoscienza felice postmoderna trasforma il lutto dell'evaporazione del padre in mito della emancipazione degli altri uomini a volontà di potenza consumistica illimitata e deregolamentata. Ucciso il padre, non sopravvive alcun nomos di ordine etico e religioso, morale e politico. Semplicemente ogni desiderio di consumo deve ora diventare legge riconosciuta e rispettata. È la condizione della notte dei proci. In assenza del padre Odisseo, a Itaca, come nell'odierna cosmopoli deregolamentata, regna il godimento anomico ininterrotto, dissipativo e infecondo. Radioattività con Diego Fusaro.